Michela, buongiorno. Allora, Michela, Buongiorno. buone, ciao. Allora, se sei qui e stiamo registrando questo video è perché ti sei iscritta al corso Counsel Coaching Strategico in Online e io ti ho chiesto se volevi lasciare una testimonianza per dare un tuo punto di vista, una tua referenza e quello che sei riuscita a portarti a casa con questo percorso. Quindi vado subito, come dire, al clou della questione e ti chiedo: cos'è che ti ha motivato ad iscriverti e cosa poi sei riuscita a portarti via come strumenti, sia conoscitivi che operativi? Considerando il fatto, e questo lo dico io, che tu ti stai laureando in medicina, correggimi se sbaglio, sei a un anno dalla tua laurea e stai facendo anche tirocinio, perché in medicina si fa tirocinio, quindi si vede come funziona. Gli ascoltatori sono tutti tuoi. Allora, innanzitutto salve a tutti, io sono Michela. Come diceva Cristina, sto ultimando il percorso in medicina. La mia scelta di intraprendere un percorso di counsel coaching, quindi la ricerca di una scuola, è dovuta proprio al fatto che ho potuto constatare direttamente quanto nella mia futura professione sia importante, ma davvero importante, il rapporto umano, non solo, ma anche avere delle competenze specifiche per magari motivare al cambiamento, per supportare e assistere i pazienti e i loro familiari durante fasi difficili della vita. E per fare questo, non mi sento, diciamo, di lasciare le cose al caso. Ho preferito cercare di acquisire delle competenze specifiche in tal senso. Quindi nella ricerca online delle scuole, quando sono arrivata sulla strategica, dopo vari tentativi mi sono fermata e ho subito, sentito Cristina, ho scelto di acquistare il corso e se oggi sono qui è proprio per confermare quella che era stata la mia impressione iniziale. Quello che, come chiedeva Cristina, mi porto a casa e che vi posso confermare è che diciamo, sono due lati positivi, uno per quanto riguarda proprio il modello strategico e l'altro da un punto di vista tecnico, proprio com'è la fruizione delle lezioni online, diciamo. Per quanto riguarda l'aspetto del modello, posso dire che è squisitamente pragmatico, come piace a me, cioè si sta sui fatti, si sta sui funzionamenti, quindi si è orientati ad agire subito e non tanto a interpretare le situazioni, anzi si cerca di essere il più neutri possibile e questo per me è un grande segno di umiltà e di rispetto nei confronti dell'altro, oltre che un grande esercizio per noi. Questo da un lato, e poi c'è proprio il fatto che tutto il modello, sia nella sua processualità che nella parte comunicativa, è orientato alla risoluzione dei problemi, più che a parlarne, a cercare di spiegarli nella maniera quanto più accurata possibile. No, si cerca di risolvere il prima e il meglio possibile. Quindi questo era il cuore di quello che mi interessava e posso dire che attraverso il corso ho avuto conferma di questo. Gli strumenti che vengono dati sono tanti, però vengono dati in maniera organica, in maniera sistematica, per cui c'è un processo da seguire, gli strumenti hanno un loro perché specifico, impari bene a capire cosa usare e quando. E che si tratti di fare una chiacchierata veloce, di, come si dice, colpire e affondare con una frase, una domanda ben fatta, oppure che si tratti di fare una chiacchierata un pochettino più rilassata e lunga, c'è veramente quello di cui si ha bisogno. Un'altra cosa che ci tengo a dire sul modello strategico che mi viene in mente parlando di questo è che nella vita di tutti i giorni, e poi chiaramente ancora di più l'ho visto in ambulatorio, è chiaramente sapere che una cosa ci fa male non ci basta per molte volte, a meno che non siamo fortemente motivati già di noi, di per noi, non ci basta fare il cambiamento. Così come se siamo bloccati in un punto, sapere a che cosa può essere legato questo blocco non ci consente di superarlo. Come siamo abituati a fare? Ci andiamo proprio a cercare le resistenze e rendiamo tutto più difficile. Secondo quelle che nel modello vengono definite logiche ordinarie. Infatti, poi nel modello sono affrontate le logiche non ordinarie, c'è tutto un altro modo di pensare alle situazioni, di agire sulle situazioni, e questo consente di arrivare dove vogliamo,
diciamo, prima e con meno sforzo rispetto magari ad altri modi di fare, oppure magari se tentiamo altre strade non ci riusciamo nemmeno magari, no? Quindi questo è fondamentale. E in online posso dire che la parte esperienziale funziona, cioè il mio dubbio era, ok, io la faccio in online, però adesso non ci si può spostare, tutto quanto, ok, però poi funziona, cioè l'esercizio funziona, posso dirvi di sì, perché? Perché non ci sono solo delle dimostrazioni preparate, autoconclusive, ci sono tanti casi portati dai docenti, e cioè esempi portati dai docenti, ma soprattutto ci sono tante esercitazioni reali, aperte, che accadono al momento, per cui tu insieme ai partecipanti hai la testolina che ti funziona, perché cerchi di fabbricare le domande, perché cerchi di studiare bene la risposta, capire dove può andare la conversazione, costruire passo passo l'intervento, quindi ti ci ritrovi dentro e lo provi, quindi provandolo lo capisci. Quindi questo è proprio, mi sa che ti ho detto la tua sintesi, credo sì, che sia abbastanza chiaro. Quindi quando, per esempio, io dico sempre, no, nel sito io descrivo proprio il fatto che si trovano lezioni videoregistrate, quindi con casi reali, a volte si può pensare che sia, come dire, qualcosa di inventato. In realtà tutti gli allievi, come te, mi hanno detto, anzi molti allievi mi hanno detto, c'è molto di più di quello che dici. Cioè, dovresti descriverlo meglio, però sai, io sono dell'avviso che ognuno poi debba di nuovo sperimentare, imparare facendo, e quindi pian piano, motivo per il quale chiedo a voi le testimonianze, perché non mi piace, io dico sempre che quando le persone si lodano troppo, perdono quel buon senso di umiltà che ci permette di continuare a crescere, quindi non mi piace essere quella che rimarca troppo il fatto di aver costruito un percorso in online che funziona davvero in termini di trasportabilità, trasmissibilità del metodo. Ma sì, non solo condivido in pieno, ma riporto anche che magari una persona come me che cercava, diciamo che alla fine la cosa importante è quando non ci sono tante lodi, ma c'è il succo di quello che viene descritto, a te effettivamente colpisce il messaggio, l'approccio, la metodologia. E quindi c'è anche una selezione di questo tipo a priori, e io lo ritengo solo un vantaggio. E quindi da questo punto di vista, appunto, lo ritengo molto molto valido. Ok, benissimo. Senti, io credo che tu abbia detto abbastanza per dare, come dire, alle persone che magari possono aver bisogno di un consiglio non mio, ma appunto di chi ha partecipato, per decidere se investire su di sé in un percorso di questo tipo o meno. Io credo che, ripeto, la tua testimonianza sia stata importante, perché te l'ho proprio detto, averne di allievi come te, rigorosi, che si sono messi a studiare, che hanno deciso di investire. Tra l'altro voglio anche dire che tu continuerai questo percorso facendo anche il secondo e terzo anno della scuola, sempre in modalità online, anche se poi, come ti ho detto, anche se uno si iscrive in online, e questo lo dichiaro, hai poi la possibilità di venire in aula, hai la possibilità di avere supervisioni, hai la possibilità di affiancarti con me a casi veri. Esatto, infatti mi sono accertata di questo, sì, assolutamente. Questo è un altro aspetto importantissimo, perché è vero che si impara, ma si impara anche stando accanto a chi in realtà poi lavora con persone vere, con situazioni vere, con gruppi veri. E quindi questo ci tenevo, approfitto, come dire, di te per dichiararlo ufficialmente. Sì, esatto. Quindi ci sono un bel po' di tempo ancora, sì. Anche se non è che facendo 2 anni in online devi finire nei prossimi 2 anni, finirai nei tempi tuoi, perché nell'online, vogliamo dire anche questo, non c'è un tempo prestabilito, cioè io sono stata quella persona che ha detto, uno, non tolgo gli accessi ai corsi in online nemmeno quando hai finito, proprio perché potresti aver bisogno di rivedere una lezione perché non ti ricordi qualcosa, quindi hai quel tipo di possibilità. 2, non si dà un tempo perché i tempi di apprendimento di ogni persona sono diversi, sono diversi da un'altra. Quindi, anche gli impegni, insomma, tutto ciò che ruota intorno alla vita di ciascuno. Quindi è un percorso di autoformazione che io ho voluto davvero calzare ogni singolo individuo in termini proprio di organizzazione logistica, dando la totale disponibilità. Ok, vuoi aggiungere qualcos'altro o vuoi chiudere con una frase ad effetto? Allora, sì, dai,
Sì, perché mi è venuta mentre parlavi tu. Brava. Okay. L'ho vista. Hai visto che mi muovevo un po'? Sì. Allora, io posso dire, rispetto al discorso di, alla scelta di continuare e finire la scuola, questo non può far altro che confermare la mia soddisfazione e il mio entusiasmo riguardo il modello. Lo faccio non solo da un punto di vista di competenze, ma anche per il tipo di migliore di persona che può farmi diventare. Cioè una Michela più matura, concreta, più capace di responsabilizzarsi e di far funzionare al meglio le cose. Questi sono degli aspetti talmente importanti e trasversali nella vita che una scuola come questa può fare una grandissima differenza. E la frase effetto che mi era venuta era, io dicevo prima che ho fatto diverse ricerche prima di scegliere la strategica, dopo aver fatto il corso, avendo scelto di continuare, non posso, cioè non si tratta di dire che l'ho preferita ritenendola migliore alle altre, non è questo, però posso dire che cioè, mi sento di dire che una volta che si scopre questo mondo è come se diventasse irrinunciabile, è l'altra faccia della medaglia che generalmente non abbiamo. Secondo la nostra forma mentis tradizionale c'è molta differenza tra quello che faremo e quello che possiamo imparare a fare se ampliamo le nostre prospettive in senso strategico. Quindi ecco, se la scopri diventa, può diventare irrinunciabile. Se sei come me, che ti piace la concretezza, ti piace arrivare al punto. Ok, perfetto. Michela, ti ringrazio e noi intanto ci vediamo prossimamente su Schermi. Grazie. Ciao, buona giornata. A te un abbraccio a tutti. Ciao.